Nelle emergenze, il dialogo tra grandi forze popolari ha salvaguardato la vita democratica del Paese. Lo dice il presidente Mattarella ricordando Enrico Berlinguer, 35 anni dalla sua scomparsa. Ce ne parla Cecilia Primerano. Un leader stimato e popolare che ha accompagnato lo sviluppo del Paese. Nel ricordo che il Presidente della Repubblica Mattarella fa di Enrico Berlinguer, 35 anni dalla sua scomparsa, torna il tema della collaborazione istituzionale caro al Quirinale. Uomo del dialogo, riflessivo e rigoroso, dirigente combattivo, scrive il Capo dello Stato, che riconosce lo storico segretario del PC di aver contribuito all'unità degli italiani nei momenti più difficili e bui del terrorismo, degli attacchi eversivi, delle crisi che minacciavano profonde fratture sociali. Sempre, annota Mattarella, fedele a difesa della Costituzione. Il confronto di Berlinguer con Aldo Moro e gli altri leader politici, continua il Capo dello Stato, ha caratterizzato passaggi importanti della storia italiana, collocandosi nell'ambito dell'unità delle forze democratiche e popolari e della loro capacità di collaborare nelle emergenze, pur nelle distinzioni tra maggioranza e opposizione, che hanno salvaguardato nei decenni la vita democratica e il progresso del Paese. Giornata dedicata al volontariato, quella del Presidente della Repubblica che al Quirinale ha ricevuto una delegazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori.